Salve a tutti ragazzi, io sono Elena, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale. Oggi voglio rispondere ad una delle affermazioni che tutti coloro che hanno mai recensito negativamente o parlato negativamente di un libro si sono sentiti dire, ovvero se non ti piace non leggere. E voi sapete quanto la mia filosofia di vita sia lontana da questa affermazione. Come sapete, io ho l'abitudine, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, di leggermi un libro che so già con grande probabilità essere brutto, problematico, pieno di difetti, per il gusto di andare a smontarlo, parlarne in un video in genere molto lungo. Cioè, non è che sono solamente io che faccio questa cosa. Sono moltissimi i booktuber che lo fanno, ma non solo, ci sono dei canali di film, di videogiochi, anche di libri che hanno basato tutto il loro format su questo concetto, ovvero prendo una cosa che so già sarà bruttissima e ci faccio una recensione. Però per quanto riguarda i libri sembra che questa pratica non sia sempre così ben vista. Anche se alla fine le recensioni negative sono i video sempre con più visualizzazioni, con più commenti, con più interazioni, quindi. Ma alla fine tutti noi abbiamo bisogno e voglia di vedere persone che si lamentano. E quindi per rispondere all'affermazione se non ti piace non leggere, andrò a spiegare perché io leggo libri che so già non mi piaceranno. Anche perché secondo me sulle recensioni negative o distruttive ci sono due linee di pensiero differenti. Coloro che come me amano vedere questo tipo di video, amano farli, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelle persone che sono estremamente contrarie per una innumerevole serie di motivi, ma soprattutto perché le trovano un po' offensive. Cosa che secondo me no, però cioè non sono io che devo dire alle altre persone come sentirsi. Quindi questo video vuole essere una spiegazione, vuole togliere un po' di malintesi appunto sul perché. Almeno io faccio recensioni negative, ma sono sicura che moltissimi di questi punti in verità sono in comune anche a tutti coloro che fanno recensioni negative. Chiariamo subito un punto, ovvero perché non si fanno le recensioni negative. Le recensioni negative non hanno mai l'obiettivo di offendere a chi è piaciuto un tale prodotto. Non vuole essere un'offesa all'intelligenza, non vuole essere un'offesa alla persona. Ognuno legge quel che vuole e ha il sacrosanto diritto di farsi piacere quello che vuole. Quindi ecco, togliamo questa idea malsana. Nessuno fa recensioni per offendere le altre persone. Anche e soprattutto quando sono ironiche. L'ironia è un mezzo per veicolare un messaggio, può piacere o non piacere, ma sicuramente non vuole offendere il pubblico. Quindi iniziamo invece a parlare del perché leggo libri che non mi piacciono. Punto primo, il più facile, è divertente. È divertente leggerli, ma soprattutto è divertente recensirli. Nessun video dà così tanta soddisfazione, dà così tanta gioia, perlomeno per me, come le recensioni negative. Trovare tutti i problemi in un libro, andare ad analizzarli, andare a creare una scaletta che sia coerente con il libro, andare a girare un video, inserire un paio di battute di qua e di là, fare ragionamenti un minimo innovativi e critici sul testo e poi appunto montare tutto e caricare. Nessun video è divertente come le recensioni negative, anzi spesso la parte di recensione è molto molto più divertente che la vera e propria parte di lettura. E poi è molto divertente il dopo, quindi andarne a parlare nei commenti, condividere le opinioni con qualcuno a cui è piaciuto il libro, con qualcuno a cui non è piaciuto il libro, quindi appunto creare una discussione, creare un dialogo, anche perché perlomeno per me BookTube è discussione. Se io non volessi avere un feedback, non farei video, se volessi sentirmi dire brava, aggiornate, di sicuro non caricherei tutte le mie opinioni su internet. Poi bisogna tenere sempre in considerazione che io non sono una martire. Leggere un libro, girare un video, sono tutte cose che si fanno nel tempo libero. Tempo libero che tra università, impegni personali, dormire di tanto in tanto è poco. E sia leggere i libri che girare video sono delle attività che richiedono un investimento di tempo molto molto grande. Poi è vero che io sono estremamente veloce nella lettura, in particolare dei libri brutti, però questo non cambia che è un investimento del mio tempo. Quindi in qualche modo questo investimento deve darmi della soddisfazione.
Poi mi è successo di abbandonare dei libri che stavo leggendo, come per esempio Il Trono di Ghiaccio, che ho abbandonato a un quarto della lettura perché? Perché non mi stava dando abbastanza soddisfazione. Io, come tutti, non ho tempo da buttare per i libri che non voglio leggere. Cioè, già non ne ho abbastanza per leggere i libri che voglio leggere. E il fatto che siano brutti non c'entra niente con la voglia o col piacere che può darmi la lettura. Ci sono diversi tipi di soddisfazione che ti può dare un libro. Ovviamente le soddisfazioni di un libro bello sono opposte alle soddisfazioni di un libro brutto, però entrambi possono in qualche modo arricchire. E questo è il secondo punto. Io, leggendo e recensendo libri brutti, imparo moltissimo. Leggendo libri brutti si forma il senso critico, che, come avete capito, per me è fondamentale se una persona vuole parlare di libri. E nel mio caso riesco a formare il senso critico molto di più leggendo libri brutti rispetto a leggere libri belli. Cioè, i libri belli probabilmente sono tali perché sono ben scritti, hanno dei buoni personaggi, una buona trama, una buona ambientazione. Non c'è molto da ragionare, sono riusciti. E ripetendo quello che ho detto tempo fa in un altro video, citando Anna Karenina, tutti i libri belli si somigliano, ma ogni libro brutto è brutto a modo proprio. Andare a capire perché un libro non funziona, se ha dei problemi nella struttura dei personaggi, nella struttura della trama, magari nel sistema magico ci sono delle relazioni che non funzionano, che non sono realistiche, è molto molto interessante, molto istruttivo, perché sotto certi punti di vista ti permette di andare oltre. Andare a capire se l'autore è riuscito a veicolare il messaggio, la storia che voleva trasmettere, andare a vedere dove ha fallito, quali sono i problemi. E trovando questi problemi nei libri che non mi piacciono, poi è molto più semplice trovarli nei libri che mi piacciono. Perché appunto per me è fondamentale criticare soprattutto i libri che mi piacciono. E alla fine, in particolare nello Young Adult, ma non solo, ci sono dei meccanismi che si ripetono. E riconoscere un errore, un meccanismo problematico in un libro dove questo difetto è molto grande, mi aiuta poi a riconoscere difetti minori ma della stessa natura. È un modo per imparare, per crescere come lettrice, ma non solo, anche come persona. Riuscire ad andare oltre quello che l'autore voleva trasmettere e vedere effettivamente cosa l'autore ha trasmesso. Quindi leggere un libro brutto è soprattutto una cosa che faccio per me. È una cosa che faccio per la mia crescita e sento che ad ogni nuova recensione negativa cresco. Trovo dei nuovi strumenti, acquisto conoscenze che senza quelle letture di libri brutti non avrei mai acquisito. Non lo faccio per rodermi il fegato, per soffrire, ci sono tante sofferenze nella vita di tutti i giorni. Lo faccio appunto per crescere, per acquisire senso critico, acquisire nuovi strumenti, diventando quindi sempre più precisa e più onesta nelle mie recensioni. Ma anche e soprattutto come lettrice. Però chiaramente queste recensioni non sono solo per me, altrimenti non le metterei su YouTube. Ora farò un discorso molto controverso, quindi richiedo la vostra attenzione per capire esattamente il messaggio che voglio trasmettere. Su BookTube è molto facile trovare recensioni positive. Recensioni estremamente positive, entusiaste, persone che hanno amato i libri, persone che raccontano delle proprie emozioni, delle proprie teorie, dell'affetto che hanno nei confronti di certe storie o di certi personaggi. Ed è fantastico che questi video ci siano. Perché è l'anima di BookTube, diffondere, condividere le proprie passioni, quello che ci fa star bene. Però questa tendenza diffusissima, giustamente, ha anche un rovescio della medaglia. Cioè è più difficile trovare recensioni negative, analisi critiche di certi libri. Certi libri che magari sono acclamatissimi dai fan, ma così perfetti forse non sono. E proprio perché ho provato anch'io questi sentimenti, so quanto può essere frustrante vedere recensioni estremamente positive, persone che amano dei libri che te hai odiato. Ed è giustissimo che le persone amino i libri che amano. Però è anche vero che è normale che una persona che non ha apprezzato un libro sia molto irritato da tutti questi pareri positivi di una cosa che lui ritiene tremenda. Inoltre, opinione del tutto personale, ma dopo tutto stiamo sempre parlando delle mie opinioni, per me è un po' problematico che ci sia un solo punto di vista su certi prodotti, o meglio su tutti i prodotti. Chiaramente tutti i punti di vista, anche se positivi, saranno comunque diversi tra loro, perché appunto sono punti di vista personali. Però è anche vero che l'anima, il filone principale, insomma, non varierà poi così tanto se si tratta di recensioni positive. Anche di recensioni negative, ma non è questo il punto.
Ed è proprio per questo che secondo me avere recensioni negative è così importante, per avere una varietà di punti di vista, per avere visioni diverse dello stesso meccanismo, degli stessi personaggi, degli stessi libri. Sia appunto per dare un po' di conforto a tutti coloro che, come me, hanno odiato o hanno trovato problematici certi libri, ma soprattutto per avere un confronto con chi questi libri in verità li ha amati. E magari appunto crescere insieme. Io potrei far capire magari che certe dinamiche sono problematiche, sono scritte male a qualcuno che un libro l'ha amato, e quella persona può farmi capire perché ha amato quel libro, può darmi il suo punto di vista su alcuni elementi che magari io mi sono persa, che ho ignorato, da uscire così entrambi arricchiti. Poi capisco perfettamente che una persona che ha amato un libro magari non è che abbia voglia di andare a vedere qualcuno che smonta il suo libro preferito, giustissimo. Però magari c'è qualcuno che vuole sapere perché il suo libro preferito non è così perfetto come pensa. E appunto proprio perché esistono, e non sono poche, le persone che vogliono crescere, che vogliono ampliare il loro punto di vista, è importante dare la possibilità di farlo. E siccome non c'è mai mancanza di recensioni positive, per fortuna, qualcuno si deve occupare di quelle negative. E proprio per questo ci sono persone come me, ma chiaramente non solo, cioè io sono piccolissima e ci sono persone che fanno queste cose molto meglio di me. Inoltre, di natura io sono una criticona, sono un po' cinica, e per questo mi risulta difficile fare video magari più leggeri, o comunque semplicemente più positivi. Ma appunto, BookTube è bella proprio per questo, perché tutte le persone hanno un approccio diverso alla letteratura, alla lettura e a YouTube stesso. Ed è proprio quello che amo di BookTube, ovvero ogni creatore di contenuti ha la sua impronta particolare e a seconda di quello di cui ho bisogno vado alla ricerca di video. Se continuassi su questo filone andrei a parlare di BookTube Italia, ma questa è un'altra storia, andrà raccontata un'altra volta. Quindi, riassumendo, io e moltissime altre persone non leggiamo libri brutti e facciamo recensioni negative per offendere la gente. Non è mai questo l'intento, e se l'intento effettivamente fosse questo, la persona ha dei problemi, non è una bella persona. Fare recensioni critiche è divertentissimo, leggere libri brutti ti fa crescere come lettore e come critico, e soprattutto le recensioni negative arricchiscono e danno diversità al panorama di BookTube. E tornando al punto del video, per questo dire se non ti piace non lo leggere è un minimizzare il percorso di lettura. È vero, io leggo soprattutto per evadere. Mi rinchiudo nei miei fantasy vivendo storie che mi allontanano da questo mondo. Non a caso il mio libro preferito è La storia infinita. Ma appunto la lettura non è solo questo. La lettura è imparare, è crescere, è arricchirsi, e anche i libri brutti possono arricchirti, solo in modo diverso. Inoltre voglio aggiungere una piccola cosa, una semipolemichina. Molto spesso le recensioni critiche vengono viste negativamente perché si dice che si va ad influenzare il pubblico più o meno grande. E quindi facendo delle recensioni negative vai a far credere a delle persone che magari il libro non l'hanno letto che un tale testo, un tale titolo sia brutto. Al che la mia domanda: anche le recensioni positive fanno la stessa identica cosa. Vai ad influenzare una persona mettendo in risalto i punti positivi di un libro, così che quella persona perlomeno avrà l'impressione che quel libro sia bello. E sinceramente non capisco, o meglio sì lo capisco ma non condivido, la differenza di trattamento tra recensioni positive e recensioni negative. Sono due facce della stessa medaglia, hanno la stessa dignità, hanno la stessa importanza, e le recensioni negative non sono cattive, sono semplicemente recensioni negative. Ed è importante, come nel caso di quelle positive, che esistano e che vengano viste. Poi se voi non volete vedere una tale recensione negativa, non la guardate. Ma vi prego, smettiamola con lo sdegno nei confronti di questa tipologia di video. Non sono video fatti per le views, non sono video fatti per fare gli alternativi. Sono video fatti per una serie di motivi, cioè che poi, oddio, non si fanno per le views. Qualsiasi video viene fatto per le views.
Sono video fatti per una varietà di motivi, i miei ve li ho illustrati in questo video, ma sono sicura che sono simili a quelli di molte moltissime altre persone. E quindi mi dispiace che le recensioni negative spesso vengano fraintese. Non sono recensioni fatte per fare gli alternativi, per fare i fighi, per dire solamente io ci capisco e voi siete tutti scemi. No! E secondo me è molto importante che venga tolto questo stigma. Direi che ho parlato anche troppo. Voglio sapere le vostre opinioni qua sotto, in particolare se non siete d'accordo con me o se volete aggiungere qualcosa a questo discorso. Quindi se conoscete qualcuno a cui pensate possa interessare questo video, condivideteglielo. A me, come sempre, discutere fa sempre moltissimo piacere, anche perché in genere i commenti qua sotto sono sempre estremamente intelligenti e per me è bellissimo avere un canale così piccolo eppure riuscire a fare delle discussioni così articolate. È proprio un'enorme soddisfazione e mi spinge a portare sempre più discussioni sul canale. Quindi appunto sicuramente vi aspetto qua sotto nei commenti perché un mio video non è completo senza la discussione. Nel caso il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!